focaccia pugliese, quella morbida, alta da farcire, abbiamo bisogno di farina, patate bollite schiacciate, sale, lievito e zucchero. In questo caso sto utilizzando lo zucchero di canna perché non avevo lo zucchero semolato normale. Olio. E qui abbiamo l'acqua di cottura delle patate per impastare la focaccia. Quindi alla farina uniamo il sale, mescoliamo bene le patate bollite. In questo caso sono leggermente tiepide, ma non utilizzatele mai bollenti. Facciamo assorbire le patate dalla farina, quindi aggiungiamo il lievito. La quantità di lievito sarà in base al tempo che avete a disposizione. Io in questo caso ne sto utilizzando 7 grammi, ma potete utilizzarne fino a 10 o addirittura 1 grammo o 2 grammi se avete più tempo a disposizione per la lievitazione. Quindi lo aggiungo, aggiungo lo zucchero e inizio ad impastare con un pochettino di acqua tiepida. Questa è l'acqua di cottura delle patate, quindi ne metto un po' e faccio sciogliere il lievito. Sciolto il lievito, vado ad aggiungere l'acqua poco alla volta. Per tutti gli ingredienti, come sempre vi dico, li trovate in descrizione nel link che vi porterà direttamente nel mio blog Cucina con me, grazielleraffaele.it. Aggiungete l'acqua sempre poca alla volta, perché la quantità di acqua dipenderà sia dalla farina che dall'umidità delle patate. Raccogliamo tutta la farina e adesso vi faccio vedere il gesto tipico pugliese per impastare la focaccia. Aspettiamo un attimo. Il nostro impasto deve avere questa consistenza. Come vedete è morbido, ma non troppo. Ora, cosa si fa per rendere la focaccia bella, morbida e soffice? Questo è il movimento delle mani che faceva mia nonna. Quando leggete nel link schiaffeggiare la focaccia, questo è il movimento che dovete fare. Pensate a qualcuno che vi sta antipatico e andate di schiaffi, sfogatevi. Ora aggiungiamo 2 cucchiai di olio e continuiamo a schiaffeggiare. Io 2 cucchiai uso la mano, però potete utilizzare anche il cucchiaio. Facciamolo assorbire e continuiamo sempre a schiaffeggiare per almeno 3-4 minuti. Dopo 3-4 minuti l'impasto si presenta così. Ora cosa facciamo? Lo copriamo. Prima aggiungiamo un po' d'olio. Aggiungiamo un po' d'olio così, non troppo. Tutto intorno. Lo copriamo con pellicola trasparente e lo lasciamo riposare per 20 minuti. Trascorsa mezz'ora,
andiamo a schiaffeggiare nuovamente l'impasto. Questa operazione, se avete tempo, voglia, la dovete fare per 3 volte. Ogni volta vedete, togliete la pellicola e schiaffeggiate l'impasto. Ricoprite e aspettate ancora mezz'ora. Dopo 3 ore, nel forno spento con la lucina accesa, l'impasto della focaccia si presenta così. Come vedete, è ben lievitato. Ora, io ho questa teglia di ferro e molti di voi mi chiedono come utilizzarla. Innanzitutto, prima dell'utilizzo, va bruciata. Se avete un amico fornaio, come dico a tutti, fatelo fare a lui. La metterete in forno a 200 gradi finché non diventa nera. Una volta diventata nera, la andate a oliare e a cospargere di olio e con della carta assorbente lo andate a distribuire su tutta la teglia, solo nella parte interna, non nella parte esterna. Aspettate 10 minuti e con la carta assorbente andate ad asciugare. Questa operazione la potete ripetere per 2 volte, dopodiché la teglia è pronta per essere utilizzata. Ora io, la mia teglia è già bruciata e perfetta per l'uso, aggiungo l'olio. Non vi spaventate per la quantità di olio, perché è una focaccia. La focaccia richiede l'olio, altrimenti sarebbe pane. Ora la distribuisco sul fondo e vado a rovesciare il nostro impasto. Prima di rovesciarlo però lo sgonfio un po', ma solo leggermente. Guardate le bolle. Le bolle ci arrivano, cioè otteniamo le bolle perché abbiamo fatto le pieghe. Ora io la rovescio nella mia teglia. Ungo le mani di olio e vado a distribuirla. Come vedete, non c'è bisogno neanche di fare chissà che cosa, si distribuisce tutta da sola. Guardate che bella, guardate le bolle. Ora andiamo a condire la focaccia, vi faccio vedere come. Ora prepariamo il condimento per la nostra focaccia. Io utilizzo questi pomodori, questi sono i pomodori che io ho conservato quest'estate. Poi al momento opportuno, cioè durante l'estate, vi farò vedere come si fa. Ora aggiungo il sale, l'origano e l'olio. Mescoliamo. E andiamo a condire la focaccia. Questa operazione non la fate troppo tempo prima, altrimenti i pomodori scompaiono sulla focaccia durante la cottura. Per le quantità fate a vostro gusto. Guardate che bella, quando voi la toccate escono tutte le bolle, è pazzesco. Quasi finito, quindi abbiamo messo tutti i pomodori. Ora io ci aggiungo le olive, io ci metterò le baresane. Penso che siano sufficienti, ok? E ora il sughino che abbiamo ottenuto dal condimento dei pomodori lo andiamo a distribuire sulla focaccia.
Ora, quando la focaccia è pronta per essere infornata, quando, muovendo la teglia, la focaccia, diciamo che balla, fa questo movimento. Quindi questo è il momento per infornare la focaccia. Aggiungiamo ancora un filo d'olio, leggerissimo, così, e io aggiungo ancora un po' di origano e vado ad infornare la focaccia. Guardate quanto è croccante e quanto è soffice. Ora aspettiamo veramente qualche minuto prima di tagliarla, altrimenti al taglio non ha lo stesso effetto bello di quando è un po' fredda. Aspettiamo qualche minuto, vi faccio vedere il taglio. Tagliamo la focaccia. È ancora calda, però guardate. Ciao e grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!